Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono Naomi e voi siete su Chiacchiere dalle righe e nel video di oggi andiamo a vedere com'è la situazione quest'anno con i Goodreads Choice Awards. Io attendo sempre con un po' di trepidazione questo momento dell'anno, anche se ovviamente i Goodreads Choice Awards non hanno una valenza internazionale come può essere, non so, lo Hugo Awards o il Nebula, anche se non mi trovo sempre d'accordo con le scelte che vengono fatte poi in termini di candidati o vincitori, però comunque mi piace. Quindi oggi con l'ausilio del computer andiamo a vedere un po' le varie categorie, quali sono i candidati. Vi dico se ho letto qualcosa nelle varie categorie e se ho la possibilità, do qui in video il mio voto. Dico se ho la possibilità perché io non sono sempre necessariamente fissata con il leggere subito le nuove uscite, quindi quando esce il primo round, molto spesso, perché vi ricordo che ci sono due round, uno adesso, uno tra 8-9 giorni e poi a inizio dicembre comunicheranno i vincitori, spesso ci sono categorie in cui magari io non ho letto niente. Quindi se riesco do il mio voto o vi dico comunque quali sono quelli che ho letto. E poi vi farò le mie previsioni. Ora, il 28 mi pare si chiude il primo round e non so se farò un video anche lì, dipende se ho qualcosa da aggiungere rispetto a questo video. Io normalmente uso il tempo tra il primo round, cioè l'apertura del primo round e quando poi si chiudono le votazioni per il secondo round per magari recuperare qualche titolo, quindi eventualmente vi dico anche se c'è qualche titolo che vorrei recuperare. Se riesco per l'inizio del secondo round a aggiungere qualche titolo e quindi ho qualcosa da aggiungere, un nuovo candidato a cui voglio dare il voto, piuttosto che un nuovo candidato che vorrei proporre come vincitore, allora vi faccio un aggiornamento. Se non ho niente da aggiungere, ci risentiamo direttamente quando verranno annunciati i vincitori. Credo che vi ho detto tutto, quindi partiamo. Vi condivido lo schermo. Ok, questa è la schermata di apertura. E vi dirò che sono particolarmente interessata. Allora, intanto, quali sono le categorie che mi interessano di più di solito? La categoria fantasy, sci-fi, in parte le categorie young adult, più mystery e thriller. Ci sono qua delle categorie dove in realtà non leggo molto, quindi non mi aspetto di trovare qualcosa che io conosca. Queste sono però quelle che mi interessano di più e sono particolarmente curiosa di vedere come andrà nella categoria fantasy perché Sarah J. Maas quest'anno non ha pubblicato niente, quindi vediamo. Allora, opening round. Allora, partiamo con la categoria fiction, dove onestamente non credo proprio di aver letto niente perché non è una delle mie preferite, però vediamo quali sono i candidati. Allora, già non conosco niente. Allora, ho visto in giro questo, questi non so cosa siano, questo non lo so. Conosco questa autrice, ma non sapevo che avesse scritto anche qualcosa di fiction perché ricordavo che scrivesse romance. Ho visto in giro questo, però non mi ricordo bene di cosa parli. Ho visto in giro anche questo, il nuovo libro di Anne Patchett, e questo, perché ho letto qualcos'altro dell'autrice quest'anno. E Big Swiss è un libro di cui ho sentito parlare diverse volte. Questo niente. Questo credo di aver visto la copertina, ma potrei sbagliarmi. Niente su questo. Ah, ok. Yellow Face della Kwang. Non sono stupita di vederlo. Questo l'ho visto in giro. E di questo niente. Quindi conoscere, conoscere. Yellow Face e Big Swiss. Ma come vi avevo anticipato, non ho letto niente. Quindi non posso dare voti qua. Strano. Fiction storica. Allora mi intriga, ma vedo che fa sempre fatica poi a leggerli, nonostante, perché ci sono tanti altri libri che mi interessano. Ci arrivo più facilmente quando hanno una commistione di fantasia, ma fiction storica pura poco, anche se mi intriga. Allora, vediamo qua. Qua conosco ovviamente l'autrice, ma non sapevo che avesse pubblicato altro. Di questi altri onestamente non conosco nulla, quindi insomma non conosco vuol dire che non ne ho sentito neanche parlare, quindi evidentemente non è che abbiano avuto tutto questo hype. Questo, ok, questo è uscito anche in italiano, mi ricordo il nome in inglese, questo mi intrigava moltissimo e pare sia anche molto bello. Anche questo in Italia ha fatto un po' di rumore. Questo niente, anche se conosco l'autore. Qui nulla.
Ho visto in giro questo, forse anche questo. Questo era tra i miei libri attesi dell'anno, ma non l'ho ancora letto e di questo l'ho visto in giro. E oh mamma, molti non li riconosco, vi dirò. Queste prime due categorie non è che siano state molto intriganti, non è che abbia molto da dire. E poi, allora, mystery e thriller. Mystery e thriller, vediamo perché ho letto qualcosa, vediamo se c'è qualcosa che sia finito qui dentro. Allora, non mi stupisco di vedere Rachel Hawkins perché quasi tutti gli anni, negli ultimi anni, perché sta continuando a scrivere questa serie di thriller, penso si chiamano forse dei telling in chiave thriller. Questi li ho visti in giro, anche questo. Di questa autrice ho letto due libri, non questo, questo non è il primo della serie. Questo l'ho visto in giro, questi no. Allora, non ho ancora letto il primo di questa serie, pare che il primo sia molto bello. Questo l'ho letto, ovviamente, questo l'ho letto, questo non l'ho ancora letto, ma ce l'ho in The Only One Left, quello di Ray Sager, però ho l'ebook, quindi lo vorrei recuperare. E ho visto tanto in giro questo, ma sapete che questo mi era comparso molto, ma nella sezione horror, quando ho fatto quel video sugli horror del 2023. Ho letto solo What Lies in the Woods, ma onestamente non credo di voler votare per questo. Allora, io non so se vi ricordate come mi sono regolata, se ho magari solo un libro nella categoria, se il libro mi piace e voglio che vada avanti, lo voto anche se ho letto solo questo. Però se l'ho letto e non mi ha fatto impazzire, non è che sono costretta a votare per quello, perché comunque magari per me non vale la pena che vada avanti. Non è male, la prima parte mi era piaciuta, la seconda un po' meno, quindi non sono sicura di volergli dare il mio voto, onestamente. Romance. Allora, nel romance c'era qualcosa che io mi aspettavo di vedere. Romance, non mi ricordo com'è che si chiama, aspettate. Il nuovo libro di Christina Loren, c'era qualche cosa di Ali Eisenwood, anzi, anche se era uscito. Allora, questo non mi stupisce vederlo perché fa parte di una serie molto famosa. Questi li ho visti in giro, questo. Il primo era stato molto discusso, il secondo mi sa non molto, quindi questi non li conosco. Questa è un'autrice, non so se sia questa la King of Sin, non so se sia questa la serie che ho visto sempre in giro, ma so che come autrice romance piace. Il nuovo libro di Eleanor Mast, ok, questo l'ho visto in giro. Oh, ecco, il nuovo libro di Ali Hazelwood, Happy Place. Questo, forse ho letto Book Lovers quest'anno di Emily Henry, questo non l'ho ancora letto. Questo l'ho visto da una, non in giro, ma una booktuber che seguo l'ha letto e le era piaciuto molto. Questo, sì, credo che sia. Ecco, questo era il libro che avevo visto in giro di Cristina Loren che mi aspettavo di vedere. E, oh mamma, leggo bene? I miei occhi mi ingannano? Rebecca Yarros ha scritto un libro. Quando è uscito? Me lo dice? No, dice solo nel 2023, ma non la data. Non sapevo che Rebecca Yarros, l'autrice di Fort Wing, avesse letto. Cioè, che avesse scritto un romance. Quindi, vabbè, però ho detto che la parte di. Oh, scusate, mi sono interrotta. La parte di previsioni le facciamo dopo. Oh, bello! Che bella idea, che bella idea. Ok, non me l'aspettavo. Allora, hanno distinto il romance e dal romantasy e il fantasy, quindi hanno fatto una specie di categoria crossover che secondo me è giusto perché ormai il romantasy, quindi il fantasy romance è diventato una categoria a parte. E vedevo che molte, infatti Sarah J. Maas, che negli ultimi credo 5-6 anni ha vinto sempre lei, i suoi in realtà sono più dei romantasy, e quindi c'erano molti, ma in realtà anche nella categoria fantasy c'erano diversi oltre a Sarah J. Maas romantasy, che quindi toglievano categorie,
che quindi toglievano posti ai fantasy, ai fantasy veri e propri. Secondo me è giusto che abbiano fatto così. Quindi Sarah J Maas da ora in poi vincerà sempre la categoria romantasy dell'anno prossimo, perché quest'anno non ha pubblicato niente, e vinceranno dei fantasy veri e propri nella categoria fantasy. Ok, scusate questa tirata. Allora, qui... Allora... Ok, sapevo che era uscito il secondo. Insomma, avete capito che sarà soprattutto un'esplorazione e vediamo quali sono, quali sono i possibili vincitori, perché finora non ho messo neanche un voto. Però vabbè, me lo aspettavo, non sono sorpresa. Spero mi perdoniate. E... cosa stavo dicendo? Questo, Assistant to the Villain è un libro nato proprio da TikTok, però non è che avessi sentito cose particolarmente positive, quindi mi stupisce un po' vederlo qui tra i libri più importanti dell'anno. Questo non l'ho letto, non so cosa l'ho letto, non so cosa sia, questo l'ho visto in giro, Fourth Wing, ok, ci aspettavamo tutti. Adesso vediamo, perché è uscito Iron Flame anche nel frattempo, quindi non è che hanno messo anche Iron Flame, adesso vediamo. Libro dell'arma, entrato anche qua, non ci stupisce. Questo che numero è? Numero 5 della serie di Blood and Ash, anche di Arcane Wars, l'ho visto molto su TikTok. Non visto il numero 8 di Zodiac Academy, sta ancora andando avanti. Allora, conosco l'autrice qui, era l'autrice di Paper Magician e ha scritto diversi altri libri che voglio leggere, e poi poverina rimane sempre, ma il primo di una serie, no, sembrerebbe uno standalone. Poi qua non conosco. Ah, il nuovo libro di Scarlett Sinclair, il terzo della saga di Ade. Un altro libro dell'Armentrout, questo l'ho visto parecchio sui social. C'è un altro libro di Carissa Broadbent, quindi sempre l'autrice di questo. Mi ero dimenticata che questo uscisse quest'anno, completamente. Il nuovo libro di Laura Talassa e cos'era? Il terzo? Cos'è? Il terzo dell'Armentrout in questa categoria? Allora, posso fare un commento? Allora, ci sono 20 posti su tutti i libri usciti quest'anno, e il romantasy è un genere che va molto, quindi ne saranno usciti a centinaia. Possibile che, quindi su un numero limitato mi devi mettere 3 libri della Armentrout. Io non so come funzionino i criteri, quindi se sia una questione per cui ci sono delle votazioni prima che non ci fanno vedere e quindi è perché l'hanno votato, però allora su queste categorie 5 posti, quindi un terzo, è occupato dalle stesse autrici. Si poteva lasciare qualche po', cioè facevi una scelta. Non è la prima volta che ci sono 2 libri dello stesso autore, però 3 mi sembra un po' tanto. Passiamo al fantasy. Allora, fantasy. Vediamo quindi chi si è aggiudicato i posti, visto che il romantasy è fuori dai giochi. Allora, nuovo libro di Adrian Young, Witch King, ok, che non ho letto ma è uno dei libri che attendevo, uno dei progetti segreti di Sanderson, questo lo attendevate tutti, quindi capisco, io non ho finito neanche la serie originale, quindi questo non mi interessa. Il nuovo libro di Salman Rushdie, mamma, dove eravamo? Scusate, la telecamera ha questa cosa per cui dopo la mia videocamera dopo 12 minuti smette di registrare da sola, e io non so come togliere questa cosa, quindi aveva smesso di registrare, ma fortunatamente eravamo sempre nel fantasy, quindi allora ho riguardato, eravamo al nuovo libro di Salman Rushdie. Questo è sicuramente un retelling, perché non so se scrive retelling, il prequel di Legends and Lattes, il nuovo libro di Mark Lawrence. Questo l'ho visto in giro in italiano, però onestamente non so di cosa parli. Ok, non sono stupita di vedere lui, il prequel di Il priorato dell'albero delle arance. Mi pare che a questo punto sia uscito anche in italiano, ma sarà un malloppone. Il nuovo libro di Cassandra Clare, non so se
se mi fossi aspettata di vederlo o meno, forse no. Perché so che era molto atteso, ma i due o tre pareri che ho sentito non erano particolarmente entusiasti, mentre questo pare essere molto bello. Atalanta sarà un altro retelling, questo finalmente qualcosa che ho letto, questo l'ho letto anche se c'è un ma, a parte il fatto che mi sia piaciuto o meno, non sono d'accordo nel definirlo un fantasy, per ragioni che non posso dire perché sennò vi faccio spoiler. Le nuove avventure di... Io lo sto traducendo in automatico, scusate. Amina Sirafia, che voglio recuperare se riesco. Altro retelling. Questo l'ho visto in giro, mai sentito. Questo l'ho letto, ma non avrà mai il mio voto, mai. Questo l'ho letto ed è carino. Allora... Qui inaspettatamente, io quando arrivo al fantasy nelle categorie del Goodreads Choice Awards, solitamente non riesco neanche a votare. Stavolta sì, ho tre libri e l'unico che io vorrei far andare avanti è Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies, che è molto carino, scusate, anche se dubito che sarà il vincitore, ma ci saranno sicuramente libri più interessanti. C'è un cozy fantasy, non lo vedo come vincitore della categoria, ma non voglio dare. Però mi è piaciuto, quindi vorrei che andasse avanti, finisse almeno nei primi 10. Non mi è piaciuto Hellbent, l'ho trovato una presa in giro e una perdita di tempo. E dove era l'altro? Questo non mi ha fatto impazzire, come vi ho detto, non sono dell'idea che sia necessariamente un fantasy. Quindi stavo, wow, un voto, ce l'abbiamo finalmente. Science fiction. Non credo di essere neanche molto informata su quello che è uscito nella fantascienza quest'anno. Ad esempio, idem con patate. Questo l'ho visto in giro. Questo sapevo che sarebbe uscito, ma posso fare un commento? Chi è che ha avuto l'idea di fare questa copertina? Sembra un libro di Red Rising con questa copertina. No, non approvo la copertina. Questo non so cosa sia. Scusate. Ho visto questa copertina col faccione del gatto, ho detto, ma cos'è? Meet the new boss. Non so cosa sia. No, no. Oh, vabbè, è imbarazzante. Questo, che sapevo che sarebbe uscito. Idem, non l'ho mai sentito. Oh, questo. Io ho letto i primi due, mi spiace non essere riuscita a leggerlo, però lo recupererò sicuramente perché Adrian Ciechowski è uno dei miei autori preferiti. Questo, ok. Questo, e allora, sono stupita che lui sia in lista perché penso sia ormai assodato che dopo La casa nel mare celeste del trittico di quei tre libri che ha pubblicato con Thor, mi pare, gli altri due siano stati un po' al di sotto delle aspettative. Questo in particolare mi sembra che abbia avuto una reazione piuttosto tiepidina, motivo per cui questo sicuramente è stato questo il motivo per cui ha annunciato il seguito della Casa nel Mare Celeste. Lui, ok, sapevamo, lo aspettavate tutti. Io, tra l'altro, ho iniziato finalmente la serie di Red Rising quest'anno. Quindi prima o poi ci arriverò anch'io, e questo l'ho visto in giro. Non ho letto nulla, quindi. Horror. Io ho letto degli horror ultimamente, vediamo se qualcosa è finito in mezzo. Intendo di quest'anno. Allora, Silver Nitrate l'ho letto, questo l'ho visto in giro, secondo me, questo niente. Questo è il nuovo di Grady Hendrix, me lo aspettavo anche perché quando esce qualcosa lui è sempre nella categoria. Questo lo volevo leggere ma non ho trovato l'audiolibro, quindi purtroppo non l'ho letto per quel video che avevo fatto sugli horror, però mi sembra molto intrigante. Questo anche, questi li ho visti in giro, mai sentito. Il nuovo di Stephen King, che però poverino abbiamo visto ha perso un pochino, quindi insomma è qualche anno che non dice qualcosa, credo un pa 2 o 3 anni. Questo l'ho visto in giro,
intendo non vince qualcosa nei Goodreads Choice Awards. Il nuovo libro di Kirsten White, questo lo voglio leggere questo inverno, lo voglio mettere nella TBR dell'inverno, e se non sbaglio ho l'audiolibro, questo mi interessa molto. Questo che torna a farmi la pernacchia, se avete visto il video sugli horror sapete perché. Questi li ho sentiti nominare diverse volte, questo era un altro che volevo leggere, c'era stato un sacco di hype, è un librone, c'è anche in italiano, però è un gran librone, quindi non so se riesco a recuperarlo per la fine dell'anno. Questo non l'ho letto, questo mi interessa molto, ma è il primo di una serie, quindi prima devo recuperare l'altro, scusate, è il secondo di una serie, e questo non l'ho mai sentito. Anche qua, quindi niente, ci risentiamo. No, o meglio, sì, ho letto Silver Nitrate, scusatemi. Allora, mi è piaciuto, mi spiace, non hanno messo, forse perché è una novella, però non c'è una categoria a parte per le novelle. Non hanno messo The Salt Grows Heavy, che mi era piaciuto molto. Ero sicura che avrebbero messo la raccolta di racconti horror di... no, mi confermo che non c'è. Di Paul Tremblay, che a me non aveva fatto impazzire, infatti l'ho abbandonata, ma ero sicura che, essendo comunque insomma, Paul Tremblay, l'avrebbero messa. E invece niente. Ok, Silver Matter, quindi. Siamo a due voti, ragazzi. Poi passiamo a Young Adult Fantasy e Science Fiction. Allora. Ah, ma quindi il libro della Schwab non è classificato come quello nuovo come Young Adult? Salvo che non l'abbiano rimesso qua, aspettate. Mai sentito. Questo internet è esploso, quando è uscito lo stavano aspettando tutti. Questo è il secondo e il terzo, secondo, però non ho letto il primo, credo di averlo visto in giro. Ragazzi, Cassandra Clare potremmo cominciare a metterla nel romantasy a questo punto, mi sembra di capire che gli ultimi libri siano più romance che trama vera e propria, perché non mi interessava recuperarli, quindi ho visto dei video anche con spoiler e mi sembra che questo sia un po' l'andazzo con la Clare, che non c'è nulla di male per carità. Però secondo me doveva andare a questo punto nel romantasy. Questi so della loro esistenza, questo mi interessava, mi ero completamente dimenticata dell'esistenza di questa serie invece. Ah no, è un'altra serie? Ok, perché anche quell'altra serie che aveva scritto... Ah, scusate, che figuraccio completamente. Ho visto questa, è molto simile a quelle copertine che avevano fatto per la nuova serie di Victoria Eveyard. Invece, scusate, il nuovo libro della Bracken, mi ero dimenticata, ok, scusate. Visto, non visto, ho letto Divini Rivali, che mi è piaciuto. Ho visto in giro, non ho letto i primi. Visto in giro, questo pensavo fosse un adult, onestamente. Questo è il secondo, forse, di una serie, sì, e questo non so neanche cosa sia. Do il mio voto a Divini Rivali perché mi è piaciuto molto e sto aspettando il secondo che esce a dicembre. Però anche qua, se riuscissi a inserire qualcosa per poter dare un voto un po' più informato, sarebbe meglio. Anche se ho visto che c'è tanto che fa parte di serie, mi mettono un po' di difficoltà quando devo recuperare titoli, perché se arrivo ci sono magari il terzo e il quarto in una serie, non esiste che io mi legga in 10 giorni gli altri due libri di più serie. Quindi, allora, Divini Rivali, comunque, mi è piaciuto. Young Adult Fiction, quindi sarà tutto quello che non è fiction, scusate, fantasy e sci-fi. Di solito mettono un po' di thriller, un po' di contemporary, nulla di quello che vedo qua mi è familiare, però devo dire che non sono più molto informata sullo Young Adult, non leggo ancora, ma c'è qualche serie in particolare che seguo, ogni tanto do un'occhiata per vedere se c'è qualcosa, ma leggo più adult adesso. Questi li ho visti in giro, questo lo voglio leggere perché ho letto, se riesco a trovare un audiolibro, questo lo voglio recuperare. Niente, lei continua a sfornare libri, questo è il terzo della serie, questo voglio leggere il primo quest'inverno, un altro di Ellie Hazelwood,
questi non so. Ho letto Nine Liars, che è il numero 5 della serie di Trolley Devious. Il nuovo libro di Holly Jackson. Ma è collegato a... No, non è collegato alla trilogia, quello di come uccidono le brave ragazze, ecco. Questo l'ho visto in giro. Allora, questo è l'unico che ho letto, ma onestamente non credo che meriti di andare avanti. È stato quello che mi è piaciuto meno della serie, quindi non gli darò il mio voto. Libri di debutto, qui sicuramente ritroveremo libri che avremmo visto prima. Normalmente è una categoria dove mischia un po' di generi e prende qualche libro delle altre categorie. Sono tutti libri che abbiamo già visto, infatti. E niente di quello che vedo è qualcosa che io abbia letto. Non fiction, allora ragazzi, non sto a farvi perdere tempo perché la non fiction non mi interessa. Normalmente ci sono dei libri che voglio leggere degli anni passati, ma non è una categoria che seguo, quindi sicuramente non leggerò neanche nulla di quelli di quest'anno, perché ho già diversi libri che voglio recuperare degli anni passati. Idem per l'autobiografia, sapevamo che ci sarebbe stato questo, ma per il resto non ho idea di che cosa siano questi libri, ma ok, questo sì, onestamente, e anche questo, però non mi interessano. Idem per storia e biografia, humor, manca qualcosa, però aspettate, humor anche, manca sicuramente qualcosa qui, perché io mi ricordo che l'ultima categoria è sempre stata, da che io ricordi, mid grade, quindi hanno tolto la categoria mid grade. Ah, ma perché? No, non sono d'accordo su questa cosa. Sicuramente è uscito qualcosa di mid grade quest'anno, ma forse c'erano pochi voti e quindi hanno pensato che non fosse il caso di rimetterla. Manca anche, che normalmente era qualche posto sopra rispetto al mid grade, la categoria graphic novel. Anche questa secondo me non andava tolta. Mannaggia. Quindi, quello che potevo votare l'ho fatto, poi se riesco nel secondo round a votare ancora qualcosa lo faccio, se riesco a recuperare qualcosa. Adesso andiamo un attimo a vedere quali sono i nostri pronostici, ma i miei pronostici, magari i vostri non sono uguali, e vi dico se voglio recuperare qualcosa in questa categoria entro il momento in cui dovrò fare il voto definitivo, per vedere se riesco a fare un voto più informato. Allora, qui non credo che ci sia da discutere, ragazzi, vincerà sicuramente Yellow Face della Kwang. Non è la mia categoria, come vi ho detto, preferita, quindi non credo che mi metterò a recuperare qualcosa. Yellow Face la voglio leggere, ma voglio prima leggere Babel, e non so neanche se riuscirò a leggere Babel entro la fine dell'anno. Big Swiss che mi interessava, però lo recupererò più avanti. Historical Fiction, e qui ragazzi sono molto in difficoltà, perché delle persone che io seguo sono veramente poche quelli che, pochi, in realtà nessuno, cioè c'è qualcuno che legga dell'historical fiction ogni tanto, ma nessuno che possa darmi qualche informazione, nessuno che lo legga in maniera più continuativa, e quindi io non vi so neanche dire quali siano le recensioni di questi libri, non mi so mettere, non so. So che questo è piaciuto molto e Wayward è piaciuto molto, quindi potrebbe essere uno di questi due. Questo sembrava più bello, quindi insomma, uno di questi due, vi do due opzioni qua. Mystery e thriller. Qui, no, non l'ho detto, ma nella categoria historical fiction magari recupererò qualcosa, ma non credo che, scusate, credo che darò la precedenza ad altre categorie per recuperare qualcosa. Magari qualcosa delle categorie dove ho letto già qualcosa. Per esempio il mystery e il thriller. Vi ho detto che qui ho letto What Lies in the Woods, non sono riuscita a darvi un voto perché appunto questo non mi aveva fatto impazzire. Vorrei recuperare questo perché ho già l'audiolibro, ho l'ebook. E poi questo che sembra simpatico, sembra un po' sulle vibe della serie di
Finlay Donovan. E se riesco anche questo libro di Alice Finney, vediamo, diamole questa terza occasione. Chi potrebbe vincere? Chi potrebbe vincere? Allora, questo secondo non è che... Non ho sentito molti pareri, solo un paio, ma non erano particolarmente emozionati. Quindi potrebbe... Questo penso che sia piaciuto, quindi questo potrebbe essere, secondo me, un papabile, quindi forse quello. Nel romance, qui secondo me potrebbe vincere qualcuno di quelli famosi, potrebbe essere Happy Place di Emily Henry, che se non sbaglio ha vinto altre volte, o potrebbe essere quello di Hayley Hazelwood. Anche qui due, so che sto barando, ma difficile, difficile. Chi vince qua in assenza di Sarah J. Maas? Secondo me c'è poco da dire, vincerà Fort Wing. Tra l'altro, ho visto che ho detto forse ci sarà Iron Flame, ma non c'è, forse perché è uscito da poco, ma sappiamo che questo non ha mai firmato i Multiple Choice Awards, perché già è successo altre volte, quindi secondo me vincerà Fort Wing. E qui, scusate, avanti. Se riesco a recuperare qualcosa bene, sicuramente Fort Wing lo leggerò a dicembre e uscirà un video su Fort Wing. Non so se riuscirò a recuperare altro perché ho visto che ci sono tanti libri di serie, quindi non ho letto quei libri precedenti. Qui era una delle categorie dove avevo letto di più. Vincerà molto probabilmente questo. Molto probabilmente quello. O un altro potrebbe essere questo, ma secondo me più probabilmente Samantha Shannon. Qui, se riesco, vorrei recuperare Witch King. Cos'altro? The Adventures of Amina al-Sirafi. Se riesco anche Tress of the Emerald Sea, però più che altro questo qui della Chakraborty e quello della Wells. E probabilmente magari potrò modificare il mio voto. Qua, allora, ragazzi, vince lui. Possiamo dire che vince lui. Io ricordo proprio l'attesa, come tremava internet in attesa di questo libro. Quindi so anche che la gente è distrutta da questo libro, in senso buono, quindi molto probabilmente vincerà lui. Anche qua, non avendo letto niente, aspettate, fatemi riguardare, sì, non sarà una delle categorie a cui darò la precedenza, ma se dovessi riuscire, vorrei leggere In the Lives of Puppets, che però probabilmente non sarà quello più... Visto la recensione e Children of Memory. Horror. Qui avevo votato la Garcia. Voglio recuperare, visto che mi sono un attimo sbloccata con Kirsten White, Mr. Magic. Questo vorrei tanto, ma è troppo lungo da recuperare entro fine anno. Ho troppe cose che voglio leggere. Il libro di Ticking Fisher, Rouge. Tenete conto che questi probabilmente li recupererò in audiolibro, quindi non dovrebbero portarmi via molto perché mi piace ho scoperto sentire gli horror in audiolibro. E basta, questi saranno quelli che recupererò probabilmente. Chi vincerà? Chi vincerà? Chi vincerà? Allora, questo potrebbe essere un papabile, non women. Sapete che ho sentito parlare molto bene di questo? È difficile qui perché secondo me dei papabili sarebbero La nostra parte di notte, Silver Nitrate e Lone Women. Allora, facciamo che lo riduciamo a due perché tre e ti piace vincere facile. Allora, i miei due papabili, salvo che non me li elimino, sono La nostra parte di notte e Silver Nitrate. Torniamo alla categoria Young Adult Fiction. Già adesso ho detto troppi libri che voglio recuperare, non riuscirò a recuperarli tutti. Divini Rivali, secondo me, è un papabile per vincere.
questo è un altro, nonostante da quello che ho capito abbia non abbia raggiunto le aspettative, però mi sembra che sia piaciuto comunque. E vabbè, Cassandra Clare. Allora, se dovessi dire o Divine Rivals o il libro di Cassandra Clare, perché è Cassandra Clare, ragazzi. La gente continua a dire di essere stanca, ma continua a leggerla e continua a votarla. Probabilmente sarà lei. Young Adult Fiction. Qui, allora, vorrei recuperare quello di Jennifer Lynn Barnes. Credo di riuscire a recuperare solo quello, perché degli altri che mi interessano ci sono degli altri libri prima nella serie e non riesco a recuperarli in tempo. Ah, questo qua, Five Survive di Holly Jackson. Potrebbe vincere, non ne ho la più pallida idea. Non ne ho la più pallida idea. Qui devo tirare a caso, ragazzi. Perché forse la McManus, perché è la McManus. Questo onestamente non credo che meriti di vincere e nessuno ne sta parlando tanto. O la McManus o questo, ma perché sono autrici famose. Non so dirvi onestamente. Libri di debutto. Tra i libri di debutto, allora, questo ho sentito parlare molto bene. Qui non avevo letto niente, ragazzi, quindi credo che non sarà tra quelli che qui darò la precedenza. Ah, Wayward è piaciuto molto. Vabbè, vi dico Wayward. E poi penso che abbiamo finito le categorie che potevo commentare. Credo che abbiamo terminato, quindi questi erano i miei commenti, i miei voti, pochi che sono riuscita a dare, quello che voglio recuperare e i miei pronostici sui Goodreads Choice Awards. Fatemi sapere cosa ne pensate, magari prendete una o due categorie dove riuscite a votare le vostre categorie preferite, dove avete letto un pochino di più, e fatemi sapere qual è il vostro libro preferito tra quelli che avete letto, e nel caso non corrispondesse al vostro preferito, qual è il vostro pronostico. Fatemi sapere anche cosa ne pensate di questa nuova organizzazione delle categorie. Il romantasy secondo me è stata una buona idea, mentre il togliere il middle grade e la graphic novel secondo me invece non è stata un'idea altrettanto azzeccata. Fatemi sapere sotto nei commenti se avete voglia di chiacchierare. Noi, come vi ho detto, forse ci vedremo quando avrò un aggiornamento da fare al secondo round, se no ci vediamo per commentare insieme quando annunceranno i vincitori. Grazie per essere stati con me, vi ho detto, vi trovate sotto nei commenti se volete chiacchierare. Vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!